Ragazzacci, ci siamo! Il Festival di San Jimmy 2024 ha inizio! Ci tengo davvero tanto a scusarmi in anticipo se in queste repliche non ci saranno i pezzi musicali di ogni singolo brano, ma troverete tutto sulla piattaforma di Spotify, in descrizione troverete i link. Vedete, i brani sono stati registrati e depositati con relativo copyright e questo canale ha subito già due pesantissimi strike. Per quanto riguarda le votazioni è semplicissimo, basta andare sul canale Telegram col nome Isola dello Zoo, selezionare e scegliere il brano desiderato effettuando la votazione. Vi auguro una buona visione! Un grandissimo bentornato al caro Jerry Romano. Piccolo consiglio per chi non ha Spotify, sono già stati caricati i brani su YouTube da altri utenti. Vota De Pesce. Dagli studi del Vaffanculo va in onda la nuovissima edizione, quella del 2024 del festival più atteso, altro che quella cagata di Sanremo, ragazzi. Barbonaia. Dal 1999 ritorna il festival di San Jimmy. Attenzione. 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 Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Non ci sono cazzi, c'è soltanto San Jimmy. La televisione ci sta sul coglione, saremo la traccia, hanno rotto un po' il gas, ma quando arriva il suo momento io sento il godimento, perché so che nello zoo finalmente c'è San Jimmy. Signore e signori e fluid, sta ora in onda dal Teatro Aristrons di Milano il Festival di San Jimmy. Che bello! Che meraviglia! Tra l'altro finalmente con me presente in studio. Erano anni che non lo facevo in diretta con vero, voi. Cazzo. Cioè ero da Miami, però essere qua presente. Hai fatto bene a vestirti da Capitan Findus per l'occasione. Quest'anno ci sarà anche un concorrente che muore in diretta. Che bello! Abbiamo preparato questa cosa. Allora, ci sono mille notizie di cui vorrei parlare, ma lo facciamo dopo perché adesso è il momento di introdurre. Sì, dai. Introduciamo il festival, abbiamo anche il nostro bellissimo Jerry Romano in collegamento dalla regia. Buongiorno Jerry! Buongiorno, ciao ragazzi, bentrovati, ciao. Siamo tutti elegantissimi, a parte Pippo e Jerry Romano. Palmieri, ti avevo detto, o giacca o petto nudo. Quindi... Ragazzi, io volevo, però non so di qui, perché non posso. Non potevo. Allora, andiamo, presentiamo. Buon pomeriggio e benvenuti alla 50ª edizione del festival radiofonico più amato, scorretto e atteso della canzone italiana, signore e signori, San Jimmy. Quella che si apre oggi sarà l'edizione che resterà nella storia per la partecipazione di grandi hitmaker e featuring di rilievo, grazie alla caparbietà del nuovo direttore artistico della Kermesse, Paolo Noyes. È un bel direttore. Bravo. Pieno stile. Subentra dopo le 70 edizioni di Fabio Lisei. Sono il baudo di San Gino. È vero. Quindi aspettatevi grandi hit che vi accompagneranno da ora fino all'estate 2025-26-27, staremo a vedere. Ovviamente anche in questa edizione non mancheranno colpi bassi, palate di fango, scorrettezze di ogni tipo, furti, sgambetti, minacce e sputtanamenti vari. E cacciavitate! Sono già iniziati poi, tra parentesi. Perché il regolamento è stato pensato proprio per rendere il tutto legalizzato. Bravo. E allora vediamolo questo regolamento. Nuovo di pacca. Sì. 15 canzoni in gara. Sono tante quest'anno. E ben 4 giurie, ciascuna peserà sul voto finale per il 25%. Mm-hmm. E quali sono queste giurie? Allora, voi ascoltatori, attraverso la giuria popolare che potrete votare con un sondaggio su Telegram durante le puntate dello Zoo. Qual è il Telegram? L'Isola dello Zoo. L'Isola dello Zoo la trovate su Telegram. Esatto. Okay. Poi la giuria degli streaming, grazie agli ascolti su Spotify verrà determinata una classifica di gradimento dei brani. E qualcuno li ha già banfato. Ma non è vero! E vai che si compra! Vai che si acquista! E fin qui non molto diverso dalle edizioni precedenti. La prima novità è invece la giuria della sala stampa. Con cui ci colleghiamo tra poco. Dalle superlative redattrici della redazione programmi di 105, capitanate non si sa per quale motivo da Jerry Romano. Come? Perché siamo patriarcali. Okay. Siamo e infine la giuria di qualità. Ogni giorno ci sarà un ospite che esprimerà la sua preferenza tramite una sua personalissima classifica dei brani in gara. Brava Puccioni. Insomma, c'è di che corrompere. Sì. Le novità di questa 80ª edizione non finiscono però qui. 80ª? Sì, anche 90. Esagerare
dichiarato. Perché quest'anno il nuovo bellissimo direttore ha fatto creare un vero premio per il primo classificato da far impallidire leoni d'oro, Donatelli, palmette e Oscar. È una merda di plastica. Posso dire che è sempre meglio del premio dell'Isola dei Realizzato Famosi. Realizzato manualmente da Giuseppe Pollizzi, il genio della pubblicità. Bravo Giuseppe. Posso dire che ha esagerato e nessuno mai lo porterà a casa. Benissimo. Ultima cosa e poi chiudo. Il vincitore sarà decretato lunedì 11 marzo. Bene. Adesso diamo questo perché via. Durante il fine settimana si potrà rubare ancora. Ancora bene. Quindi adesso diamo il via alla gara, ma prima ci colleghiamo con la sala stampa e con Jerry Romano. Volevo sottolineare una cosa. Prego dottore. Nell'ansia di iniziare questa incredibile kermesse ci siamo dimenticati di mettere la sigla e la presigla del programma. Che facciamo? La mettiamo o non la mettiamo? Ma no, no, oggi no. Dici di sì? La mettiamo. Dai, mettiamo la sigla. Ansia, dai. Cari truffaldoni, eccoci qui, finalmente in diretta. Per iniziare la settimana più spietata della radiofonia di tutta la galassia esistente, compresi i pianeti che Alberto Angela non ha ancora scovato. Per la prima volta nella storia del Festival di San Jimmy ascolterete delle canzoni incredibili. Ma la cosa più straordinaria è che ci saranno dei veri ospiti di altissimo livello. Più di Sanremo. L'unico ospite che ci ha detto di no è la scopa di Gianni Morandi. Ma per il resto siamo messi alla grande. Ci tenete, inizia San Jimmy, più meglio festival della radio che c'è. Ora è il momento di presentare chi darà luce al festival e chi dietro alle quinte sta lavorando da giorni. È vero. Incominciando da Lucilla Battista, la notaia e ufficio infamità. La Chicca, giuria di qualità. Chicca! Letizia Puccioni, conduttrice. Brava. Johnny Mele, indossa una t-shirt blu. Sta appostando come un bastardo e ha creato un Wonderland apposta per l'ospite del giorno. Pippo Palmieri, archivio musicale del festival, direttore d'orchestra e deposito brani. Bravo. Cosa che non doveva fare lui. Il culo bello. Aia. Fabio Alisei, l'artista di strada. Per questo grande giorno ha messo una giacca che non venderebbe manco il negozio di roba usata più lurido di Berlino. Sopra poi. Ma lui se ne fotte e la indossa tutto orgoglioso. La roba. Paolo Nois, come sempre pronto con la sua tastiera magica a lanciare ordini ai suoi seguaci per spingere il suo brano. Marco Mazzoli, concorrente, speaker, truffatore dei truffatori. Eccolo. Ha già combinato dei disastri prima ancora dell'inizio del festival. Non è vero. Ma è sempre sotto lo sguardo violento del mega direttore di questa kermesse. E poi, tutti in piedi, perché con noi per tutta la settimana ci sarà il direttore del festival, il signor Truffazzi. Bravo, salve, salve. E allora che inizi la gara e che vinca il più merda di tutti. Eccomi. Sigla. Sono io. Dio. Dimmi. Anche tu nel mondo che non ha regole. Che weekend. Le ore in good times, le ore in good times, le ore in good times, le ore in good times. Quanta gioia! Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti molla mai. Ho caldo! Ti molla anch'io. Oh! Scemo! Passa la temperatura e fa caldo! Sto cazzo, sto cazzo. A caldo! Le mani al cielo! Welcome to the Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Ragazzi, sono passati 9 minuti e 22 secondi, io ce l'ho qua da 9 minuti, anzi ce l'ho io qua, ce da, l'ho tutta, qua da tutta mattina, me lo fate dire perché per me è una delle più grandi notizie che potessi ricevere negli ultimi 20 anni, dopo tanto lavoro, tanta fatica, tanta sofferenza. L'avete letto tutti sui giornali, telegiornali. Chicco Forti tornerà in Italia!
Joe Biden. Grazie Joe Biden. Cazzo c'entra Joe Biden? Ringraziare uno. Ma non c'entra un cazzo, proprio quello che non c'entra un cazzo. Grazie Rita Rusic. No, non c'entra. No, fatemi dire una roba. Allora, a parte la cattiveria di alcune persone, bugie, inesattezze. Non ho voglia, mi sono già sfogato ieri, mi sono fatto, cioè proprio distrutto la voce ieri a cercare di fare una story spiegando e sintetizzando tutta la cosa. Vi dico solo che stamattina, cioè ieri sera, mia moglie ha sentito Chico. Sì. E andremo a trovarlo domenica prossima quando torno a Miami. Non ha potuto dire tanto, però ha detto e ha promesso che verrà qua nello zoo appena lo potrà fare. Ma senti, ma l'iniziativa è una fica per Chico. Calcola che sono 24 perché anni. Perché tutti parlano di tutto. Quest'uomo appena terra in terra italica deve pucciare. Fica forti, fica forti. Non si sa bene quando arriverà. Dovrebbe essere intorno ad aprile comunque. Perché sì, adesso bisogna. Con le rondini. Sì, no, poi arriverà in Italia e probabilmente dovrà ancora stare in carcere. Beh, certo. E poi vedremo come andrà. Una succhia cazzi si trova. Intanto magari riesce a incontrare sua mamma per bene. Quello è l'obiettivo principale, quello primario. No, volevo dire a Nicola Porro, ma che cazzo ti sei fumato? Cioè, ieri pubblica un grande segreto e grazie a Elon Musk e alla mia intervista, cioè ormai sono saliti tutti sul carro dei vincitori. Ma che pro poi voglio capire? Ma non lo so! Qual è la medaglia? Tutti che vogliono i meriti, tutti che vogliono gli applausi. Io ieri, andate sulla mia pagina, non voglio tediarvi adesso con un riassunto. Tra l'altro agli ignoranti che dicono puttanate, ci sono fior fior di documentari. Ce n'è uno bellissimo della CNN fatto parecchi anni fa che ricostruisce tutto il caso di Chico con tanto di documenti, testimoni. Ma anche quello delle Iene di Giorgina è bellissimo. Poi ce n'è uno dell'NBC, poi uno dice le Iene non mi piaccio, ce n'è un altro della Rai del 2006 e uno appunto lunghissimo di 3 ore realizzato da Gaston Zama. Le Iene non mi piacciono, ecco, vedi, sono quell'uno. vedi tra l'altro domani sera c'è uno speciale di Gaston Zama di nuovo su Chico, fa un po' un riepilogo e forse c'è una sorpresa, però non dico altro. Domani sera va bene. Comunque grazie invece a tutti quelli che insomma hanno reso che ci hanno sostenuto in questa battaglia, hanno reso questa cosa possibile. Poi magari nei prossimi giorni o più tardi parliamo ancora di questa roba, ma abbiamo il festival adesso. Comunque io te l'ho già detto anche ieri, cioè lui lo sa chi è che deve stare su quel carro. Ma non me ne frega un cazzo. No, per dire, no, ragazzi, questo è il del carro, non deve fottere un cazzo del carro, nessuno. Chi è stato vicino a lui, lui lo sa. No, ma non importa, mi dà fastidio chi si prende dei meriti che non ha, mi dà fastidio che non sono state nominate le persone tipo Andrea Bocelli e sua moglie. Sono veramente, è grazie a loro se siamo arrivati qua, hanno fatto delle robe pazzesche, ragazzi, veramente incredibili. Io ho semplicemente fatto l'amico e ho cercato di tenere i fari accesi sulla questione il più tempo possibile per arrivare a questa. Io non voglio prendermi nessun merito. Ma poi quella che va festeggiata è quella che stapperà quella bottiglia del 96. quella veramente che verrà questo fascione di luce uscire mentre credo che si sia detto già abbastanza sull'intervista pietosa di intervista? Sul monologo, quella story, quello scambio di cortesie, una roba imbarazzante della Ferragni, quindi non c'è un cazzo da aggiungere. Se si può definire, io credo che Fiorello abbia detto abbastanza. Cosa ha detto Fiorello? No, lei ha semplicemente detto giustamente non è colpa mia, è colpa vostra che non avete capito. Esatto. Mi avete frainteso. C'è stato un errore di comunicazione. Sì, adesso non lo rifarebbe. No, adesso è fraintendimento e poi ha capito che esiste un mondo al di fuori dei social. Infatti per quello è andata in televisione a parlare con le persone. Io l'ho guardata, l'ho guardata, perché non puoi giudicare una cosa se non la vedi. E io dico, ma come ha fatto questa qua a diventare famosa? Non sa neanche stare davanti alla telecamera. Infatti lei sta dietro un telefonino. Bellina, voglio dire, bellina, ce ne sono un miliardo. Infatti a un certo punto lei ha chiesto, mi passate una camera che me la tengo davanti alla faccia. Però noi invece abbiamo a disposizione una persona che è bello non solo davanti alla telecamera, ma soprattutto davanti al microfono della sala stampa. Gianni Romano! Salve Gianni! Cari amici, cari amici vicini e lontani, frementi e anche dementi, un cordiale buon pomeriggio dal vostro Gerry Romano. Grazie. Ciao Gerry! Grazie per questa accoglienza calorosissima. Siete collegati con la sala stampa del Festival di San Jimmy, l'organo non genitale che nel corso della prossima accesissima settimana svolgerà diverse funzioni, un po' come un coltellino svizzero pieno d'amore e di peli ricci. Esatto. Sarà nostro compito infatti conteggiare i voti di giornata, stare un po' su TikTok a cazzeggiare e naturalmente esprimere un giudizio quanto più possibile unanime sui brani in gara. Giusto. Dopo aver lottato a lungo nel fango a mani nude ovviamente. Addirittura. A questo proposito mi preme ricordare che sia io che le mie colleghe siamo decisamente e convintamente incorruttibili. Bravo, cazzo, cazzo. Fino a cifre a 3 zeri. Dopo non garantisco. Scusa,
aumentate, ma l'inflazione morde, come certe fidanzatine inesperte al primo rapporto orale. Entriamo nel dettaglio, trattandosi della kermesse più miserabile e furfantesca della storia del pop, la sala stampa si occuperà principalmente di scovare e denunciare truffe e raggiri da parte dei concorrenti in gara e dei loro foreign fighters annidati nella rete globale come folaghe in una palude di infamia. Poesia. Sapete che il fine settimana appena trascorso è stato caratterizzato da una grandinata di malus spietatamente assegnati dal direttore Truffazzi a DJ Matrix, Fra Prodosco Keton, DJ Ross e Sabrina Bambi per avere violato il regolamento del festival, rivelando in anticipo dettagli riservati sulla loro canzone. Ma chi? Una pratica abominevole che credo siate tutti d'accordo meriterebbe la puntura velenosa. Puntura velenosa, bravo Gianni, l'hai detto. Contemporaneamente abbiamo rilevato una spolverata di bonus assegnati dal direttore a Paolino e Martin, i Depeche senza glutine, per avere pubblicamente denunciato gli avversari con la ferocia di un razziatore vichingo. Ma questo è solo, soltanto l'antipasto a buffet di una mediocre crociera aziendale rispetto all'ampio capitolo che apriremo sui plagi vergognosi che pressoché tutti i concorrenti hanno ficcato nelle loro canzonette, defecando sul diritto d'autore come piccioni su un parabrezza. Roba che gli avvocati di Dargen D'Amico si compreranno la Tesla, l'azienda, non l'auto. Ma non voglio anticiparvi nient'altro, perché come sapete quando parto con i preliminari poi non mi fermo più. Che volete fare? Tengo sangue napolitano. Ricomponiamoci. Quindi vi do appuntamento alle 15:40 per scoprire la classifica definitiva della prima giornata del festival. Grazie, a tutti un buon San Jimmy e ricordate, nessuno ce lo ha chiesto. Bravissimo. A dopo Gerry. Powered by Solvolander International. Noi siamo belli. Siamo pronti? Dobbiamo sentire il primo disco, ragazzi. Ah, primo disco, perché sempre il mio? Che tra l'altro questa roba qua. No, non è giusto, perché la prima canzone è come la prima figa che incontri in un locale. Non è quella Sei sano, dici? No, no. Tu entri in un locale e lo scopo è quello di trovarti una da schiacciare. Ah, quella gratis, dice allora. O viceversa, può essere anche un uomo, una donna che cerca un uomo. Il primo bello che trovi, non ti soffermi, dici, beh, ce ne saranno tanti allora, altri. Dici tu, quando ti dobbiamo suonare? Adesso, dai, ormai. Ormai. Presenti tu? Certo. Siamo pronti? Andiamo, base, vai. Dopo aver vinto due edizioni di San Jimmy, ma sotto mentite spoglie, ricorderete sicuramente il successo di Donatello da Milano e il mega furto di MC Merda, quest'anno ha deciso di rompere gli indugi e mettersi in gioco, non solo con la sua faccia, ma anche con il suo vero nome e cognome. Sì. Magari il prossimo anno ci metterà pure la voce, ma è una canzone che è un inno alle verità che non ci dicono. Brava. Un canto liberatorio a mani alte, prima la destra e poi la sinistra, un outing atteso da tempo. Sono un complottista. Di Marco Mazzoli, DJ Matrix e Rowazzi. Solo? Complottista. Canta Marco Mazzoli. Quasi. Canto. Bravo, bravo, complimenti, non l'avevo ancora sentita. Come no? Come no? Mi scusi. Volevo dire al concorrente Mazzoli, in quanto Truffazzi, che mettere nelle casse della radio tutto il giorno un pochino ci sta stressando l'ascolto. Mi scusi, io sono nel mio studio, se lei continua. Ma il suo studio è oscillante in giro per gli altri studi. Lei è nomade. No, scusi, la finisca. Signor Truffazzi. Bello, bello, lungo un'eternità, va bello. Allora le spiego perché. Perché ci vediamo la giacca? Anzi, fa un attimo, mica fa caldo, ragazzi. Beh, ragazzi, allora, nella ragazzi costruzione del pezzo, Rowazzi, che poi verrà a trovarci alle tre perché sarà uno dei nostri giurati. Lei sta spoilerando l'ospite del giorno. Vabbè, lo sanno tutti. No, non lo sapeva nessuno. Durante la realizzazione di questo pezzo, non voleva farlo lui. Cioè, ci credo. Non voleva. E quindi c'è stata tutta una macchinazione per cercare di includerlo. Poi, a un certo punto, ieri, siccome abbiamo pranzato insieme, mi guarda e mi fa:
Sai che è veramente bello, magari fosse il mio, perché secondo me è questo, cioè fatto in un certo modo, con un testo, con magari delle altre parole, cantato da un altro e un'altra musica. No, ma poteva essere una hit. Guarda che è una hit, figa, è bella, no? Allora, secondo me, detto proprio, io cerco di essere sincero, sì, avendo ascoltato tutti i brani, sono uno dei pochi. Sì. Secondo me è la grande favorita di quest'anno. Grazie. Perché è fatta molto bene, sia testo che musica, è stato molto bravo Matrix. No. È stato anche gentile Dargen D'Amico a prestarvi la base. Non è la base di Dargen D'Amico! Non è vero! Ma sai cos'è? L'accento triestino, quando è che l'hai imparato? Che senso, scusa? No, perché in alcuni punti della canzone si sente questa virgola triestina. No, allora ti spiego. Lui ha fatto la parte, diciamo, molto alta sotto. Ma è per quello che ogni tanto. È Vicenza comunque. Sì, tuo mare uomo dopo un po'. Tuo padre uomo. Tuo mare mostro. Allora, praticamente nel cercare di seguire il cantato non ci arrivavo. Non ci arrivavo. Però c'è l'autotune. Cioè, vabbè, è iniziata la macchina della merda. Va bene, no. Sentiamo la tua merda poi. Io temo un po' l'effetto della grande favorita, un po' quando dici, ah beh, vince sicuramente lei e poi... Vedremo ragazzi, c'è tempo, abbiamo una settimana intera per massacrarci, ma adesso, visto che è lunedì, è giusto parlare di uno sport che mi fa cagare. Bravo. Però mi hanno detto, figa, sei il programma più ascoltato in Italia, vorrai ogni tanto un accennino sul calcio, e quindi ci colleghiamo con tutto il pazzo, minuto per minuto, per sentire i risultati calcistici. Andiamo, vai. Questo programma è offerto da Il Cincischione. Cos'è? Vieni in uno dei 356 concessionari ufficiali di Cincischioni e scopri come possederne uno. Un cincischione può cambiare la vita a te e ai tuoi cari. Questa settimana, in offerta speciale, il cincischione con tutti gli annessi e connessi di un cincischione come si deve. Visita cincischione.cincischione per scoprirne di più. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato. Amici sportivi, un cordiale vaffanculo da domenica di sabato per questo anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Atalanta e Palermo, dove il Palermo Dugnano ospita la Real Sucaminchia. No. Ma andiamo subito a San Siro da massimo voltaggio. Grazie studio, partita speciale qui al Meazza per il centravanti nerazzurro Guguru, proprio oggi compie 44 anni. Auguri Guguru! Ora vediamo che è l'Inter ad avanzare con Pesce Panico. Da Pesce Panico a Mordimi in chiesa. Ottima apertura per la corrente Centofalli. Da Centofalli a Guguru, colpo di tosse a saltare due uomini. Tosse. Intelligente gomitata ai danni di Goloidi. Retropassaggio per Sciupa l'attimo. Attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso tocco in profondità. Guguru! È solo davanti a di dietro! Tiro! Ed è gol! Gol! Non ci credo! Ha segnato! Guguru! Sì! Mi tocco! No! Attenzione! L'arbitro fa segno di gol! Cazzo! Era fuori gioco! No. Gol annullato! No. Gol annullato! No. Per fuori gioco di Guguru! Porco! Ma si calmi! Puttana di quella troia! Linea a Gianni Vago! Sì, grazie voce. Qui alla pista da sport ci stanno i giovanotti che si muovono a piedi sul prato. Ora vediamo che c'è un evento che si svolge proprio nel nostro campo visivo. L'evento continua, spostandosi un po' più in qua, poi un po' più di là, costringendoci a girare la testa ora di qua, ora di là. Incredibile. Ora l'evento si ferma, ma poi riparte, pressoché identico a prima, ma decisamente più avanti nel tempo. Che spettacolo indescrivibile. Linea allo studio. Gianni, ti prego, in ginocchio sui coglioni che mi sono appena caduti. Cerca di essere un pelino più preciso nel raccontare le azioni, così non capiscono un cazzo neppure i radioascoltatori telepatici. Intanto torniamo a Milano da massimo voltaggio. Spettacolo puro qui a San Siro, con i ragazzi di Mister Strapazzotti che schiacciano gli atalantini nella loro area di rigore come fossero una manciata di luridi e insignificanti vermi, mezzi spastici, buoni solo a concimare quella fessa della loro proverbiale sorella mignottesca. Ora è ancora l'Inter che attacca con il fantasista Focacciotti, elegante dribbling e relativa puzzetta per liberarsi del pressing avversario. Focacciotti alza la testa, vede lo scatto di Guguru, preciso pallonetto a servire l'attaccante a Frigatto. Guguru e di nuovo solo davanti a di dietro, ubriacante doppio passo che manda al bar il portiere avversario. La porta è vuota, Guguru tira ed gol.
suo compleanno. Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Sì! Sì! Fuori le cappelle! Fuori le cappelle! Ma attenzione! L'arbitro indica Massimo Boldi! Questo significa che era fuori gioco! Perché? Gol annullato ancora una volta per fuori gioco di Guguru! Scusa voce, devo intervenire da dove sono. È appena accaduta una cosa incredibile. Fino a poco fa non stava succedendo molto, ma poi all'improvviso è successo qualcosa. Qualcosa di completamente inaspettato. È molto emozionante. Questo qualcosa è accaduto proprio qui, poco fa, nel passato recente. Ma le conseguenze perdurano anche nel presente. Che sta accadendo ora? Scusa Gianni, intervengo dal porto. Rigore per l'Atalanta! Rigore per l'Atalanta! Situazione di calcio d'angolo! Animi accesi fra Guguru e l'Atalantino Tre Stronzi! Con quest'ultimo che spintona il 44enne nerazzurro! Che per rappresaglia tira fuori dai parastinchi una statuetta precolombiana e gliela fracassa in testa, mandandolo al creatore! Ammonizione per Guguru e rigore per l'Atalanta! Sul dischetto va il capitano, tira al centro! Rincorsa di tira al centro! Parata! Parata di Ragnatelli, parata di Ragnatelli, sulla respinta, pronto a spazzare via Guguru. No! Ma perché? Perché? Autorete! Ma no, autorete! Ancora. Ti odio! Ma vendilo! Ti odio vecchio di merda! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru che svirgola malamente nella propria porta dopo il miracolo di Ragnatelli. Porco Ci sta, bene, ci sta. Io mi sono appena iniettata in vena una dose letale di Sambuca. Se davvero lassù esiste un dio, non vedrò l'alba di domani. Spero che al mio posto prendano una con la voce che puzza. Vi odio tutti, figli di puttana. Andate a farvi fottere. È andata. Ciao Domenica. Arrivederci. Ci sentiamo lunedì. Grazie per gli aggiornamenti. Calcio come lo vorremmo. Sì. Io Guguru, ma poi Guguru o Guguru? Perché cambia nome ogni volta. Dipende, Guguru, dipende. Perché essendo affrigato, l'accento è sdrucciolo. Si sposta, si scodinzola, esatto, e cambia. Affrigato. Maledetto programma per clonare le voci. Oh. Dobbiamo fermarci un secondo. Restate lì perché tra poco sentiremo la seconda canzone in gara del Festival di San Gimmi. Ma tanto non c'è gara. 2024, fra poco su Cattem. Non è chiaro il tuo mondo. San Gimmi 2024, nessuno ce l'ha chiesto, torna tra poco. Mi raccomando, non fate gli stronzi e andate a votare sul nostro Telegram. Vero. Oppure ascoltate la vostra traccia preferita su Spotify e fatela volare con gli stream. Evviva il direttore! Yeah. Che bel direttore! Grande direttore! Salve. Che bel festival, cazzo! Salve, pazzi! Complimenti, Salve, salve! Salve! Ah, già salutato. Stringete sulla fica e andiamo a nero! No. Non ci sono cazzi, c'è soltanto San Gimmi. San Gimmi 2024. Yeah! Siamo tornati con il festival che nessuno ci ha chiesto. San Gimmi 2024. Polemica. Canzone verità o verissima per questo esordiente al Festival di San Gimmi. Una storia triste che vede protagonista il maschio Alfa e la sua fame di avventura di una notte, ma che non sempre ha il lieto fine. A chi non è capitato di prendere lucciole per lanterne, fischi per fiaschi, trans per modelle, almeno una volta nella vita. Un'esperienza che lascia il segno e a volte si tratta di un segno indelebile se non si riesce a fermarsi in tempo. Di bello dentro, pare mi zio, canta bello dentro. Brava Puccioni, ragazzi. Pelle d'oca, Amadeus impara, cazzo. Ho la pelle d'oca. Bellissima, grande. La cosa più bella è il video. Il video è meraviglioso. A un certo punto si frizza anche. Sullo sguardo, 7 euro di maschera. Sono pazza montagna. Allora, ricordiamo gli ascoltatori, dovete andare sul Telegram dello Zoo, all'isola dello Zoo, e votare la vostra canzone preferita. Allora, questa era bello dentro, compare mi zio. Se non trovate il sondaggio su Telegram,
in alto c'è una scritta, si dice pinnata in alto, cioè fissata sopra la pagina, okay. Piccolo, 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 ecco qui, è quella lì, cliccate lì sopra, vi porta su una pagina dove potete votare. Allora, ragazzi, mi fate fare un annuncio perché poi dopo gli ascoltatori si incazzano se non lo diciamo in tempo. Allora, vi ricordate l'altro giorno, settimana scorsa, abbiamo ospitato Giulia Innocenzi, che ha realizzato questo docufilm dedicato agli allevamenti intensivi, si chiama Food for Profit. Cosa c'hai? Ma il suo occhio nell'occhio. Per il cazzo. Allora, faremo una serata dedicata allo zoo giovedì 7 questo, alle ore 20 presso il cinema Beltrade a Milano in via Nino Xilia 10. Per tutti gli ascoltatori dello zoo, siccome hanno speso un sacco di soldi, certo, per fare questo documentario, per dare un po' una mano a questi ragazzi che hanno fatto tutto da soli, ci sarà da pagare un biglietto d'ingresso anziché 8,50. Se andate sul sito di foodforprofit.com e digitate la parola chiave cinciscone. Cincischione. Che ho detto io? Cinciscone. Pensa che l'ho inventata io. Cincischione, il biglietto costerà solo 7 euro. L'abbiamo fatta facile la parola. Perché così cincischione. Se mettete Mazzoli merda, 5 euro. Non è vero, no. I posti sono limitatissimi. Il cinema Beltrade è quello con fuori quel fantoccio di Kiss, di Prince da pigliare a calci. Ma no. Avevamo pensato di fare anche una roba ludica. No, no, mettiamo no, questo fantoccio con i coglioni di Prince. Foodforprofit.com, parola chiave cincischione. Giovedì sera sul sito del cinema, non su Food for Profit. Ma non l'ha scritto così. Cazzo, rovina tuo intervento, cazzo. Niente, lo rifacciamo, no, dai. Qual è il sito? Qual è il sito? Sarà beltrade.com. Non lo so, il cinema Beltrade cinema a Milano. Beltrade. Via Nino Xilia 10. Dai, lo trovate. Dai, venite al cinema alle 20, vediamo un po'. Ragazzi. No, venite lì, l'euro e 50 in più ve lo do. Ce lo mette Marco, dai. Sì, vengo 100 persone, 150 euro. Una cazzo, no, i posti sono limitati, sono 7000. No, non è vero. Però tutti in verticale. Ah, no, sono tipo 150, 200 posti. Ah, non sono 7000 posti limitati. No, no, è piccolino il cinema. Chi rimane fuori avrà comunque il fattoccio di Prince. Mica, ma oggi si parla solo di Ferragni e del Kodakons, di Fabio Fazio, intervista bocciata, ha finto di non capire. Ma che due coglioni. Che palle. Biden è troppo anziano anche secondo i suoi elettori per potersi rieleggere, e mentre Biden era rincoglionito scrivono ma Trump non sta molto meglio di lui. Quello che dicevamo stamattina sulle scale, ma è possibile che un intero partito, due partiti ci sono negli Stati Uniti, lo so, un intero partito, quindi metà della popolazione americana, non abbia un candidato con meno di 80 anni, ma è possibile sta roba? Ma io credo che, siccome c'è sempre di mezzo la fresca, c'erano dei candidati giovani, c'era Ramsky, c'era Ron DeSantis. Cazzo, quello che dipinge c'era? No, Banksy. Ah, pensavo. No, Ron DeSantis è giovane, insomma, c'ha 42 anni. Ma gli hanno puntato la pistola. No, è che evidentemente gli altri hanno più sovvenzioni e quindi riescono a fare delle campagne più importanti. Però che sia una battaglia tra due mummie è veramente triste. Ma perché per fare il presidente devi essere un maiale. Quindi, sì. Cioè, voglio dire, un pezzo di merda. Per essere un grosso maiale devi avere almeno 80 anni. Però effettivamente Fabio mi diceva, in Italia invece ultimamente abbiamo sempre avuto comunque delle persone, possono piacere o meno, però molto molto però giovani. Però perlomeno sono attuali. Cioè, la Meloni ha la mia età, non la vostra che siete più anziani, alla mia età. Quanti anni hai tu? 48. Ok, poi prima Renzi più o meno giovane. Letta forse qualche cosina in più. Quindi sono tutti abbastanza giovani. Beh, insomma, Draghi figa una mummia. Però Draghi non è un politico, Draghi è un tecnico. Non è un politico, è un pezzo di uomo. Di drago. Però è un tecnico, un rettiliano. Però era in pensione, lo hanno scomodato. L'hanno scomodato. Sai quanti soldini si è messo in tasca? Quelli eletti dalla politica, cioè eletti dagli elettori, invece sono tutti abbastanza giovani. A parte la Russa, leggevo l'altro giorno che da 80 anni c'è almeno un La Russa in Parlamento. Sì, è una dinastia oramai, cazzo. Poi tra l'altro io dico, dopo tutti gli anni passati in Parlamento, perché non impara l'italiano? Non capisco, è una roba... Non è necessario. Ma come non è necessario? Ma non serve, Marco. Ma come no? Vai, come dire, guidare con due occhi, ne basta uno. Poi cosa è successo? Ha rubato la moto a una famosa influencer, Rosa... Rose Villain. Cantante di Sanremo. Lo dicono anche a Sanremo. C'era anche a Sanremo. Non lo so, io non l'ho visto. È quella con i capelli blu, no? Non l'ho visto. Molto bella lei. Le ha rubato la moto e grazie ai suoi follower l'ha ritrovata. Perché tanto sai che comunque alla fine. Certo. Ma si chiama Rose Villain. Mai sentita nominare, mai sentito una sua canzone. Chiedo scusa, per me era un influencer. Poi la fanbase, vedi, ha ritrovato emissioni di anidride carbonica record negativo nel 2023, aumenti pari a 410 milioni
di tonnellate. Ringraziamo dal profondo del nostro cuore le compagnie petrolifere che quest'anno hanno realizzato 256 miliardi di dollari in più. Grazie ragazzi. Mica solo loro. 256 miliardi di dollari. E invece le case automobilistiche che producono le macchine elettriche che vanno a scavare nelle cave. Grazie invece alle compagnie petrolifere. Con tra l'altro le gru e tutti i macchinari diesel che inquinano. 256 miliardi di dollari in più. Le altre multinazionali invece no. Le ringraziamo tanto. L'azienda che fa quella bibita famosa con le bollicine praticamente è risultata essere anche quest'anno l'azienda più inquinante del mondo. Allora adesso do 10 dollari a una compagnia petrolifera e vado a comprare una di queste bibite, così saranno 256 miliardi. Sì, ma il petrolio, testa di cazzo, non è solo per le macchine, il petrolio è anche per fare le bottiglie di plastica. Sai quanto inquina l'acqua di fonte, quei bastardi? No, oh, deficiente. Maledetti ruscelli. La plastica viene fatta col petrolio. Che va a ingrassare i 256 miliardi di dollari di extra profitto. Grazie. Fioristi bastardi. C'entra i fioristi. Quel c'è loro con quei mazzi lì a devastare il pianeta. Dai, colleghiamoci con un programma per bambini. Ritorna Bim Bim Bim. Oggi tornano i Pokémon. Puntata numero 2. Idiozia. Bim bim minchia e ignoranza. Bim 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 che pretensia. Caramelle con la droga, paranoie. Bim bim bim. Ciao bambini, sono il pagliaccio Paolone. Oh, ma non c'è Giuseppone? No. E dov'è Giuseppone? Fatti i cazzi tuoi. Altro peggio. Sto sputando gli occhietti, bambina! Che poi Gesù si trasforma in Cristozilla e distrugge Tokyo! Ma no, Cristozilla! Ok, no, non voglio che distruggi Tokyo! Dai, su! Mentre mi bevo questo tè invecchiato di botte, vediamo il cartone di oggi! I Pokémon, amico! Ma tu sai fare anche le giraffine coi palloncini, pagliaccino? Certo che sono un pagliaccino, so fare le cose con... Ecco, aspetta! Ecco qua! Ma questa non è una giraffa. Sembra una spadina corta con i sacchetti sotto. Sembra un... Cazzo! Scherzetto! Ho detto basta piangere! Che c'ho anche male la testa per l'hangover! Porco cantone! Pau, pau, viva i Pokémon! Nostri puzzolenti, tutti deficienti, facce da tronare! Pau, 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 abusano di stupefacenti, perdono tutti i denti, grandi Pokémon! Dentro al cesso c'ho i Pokémon! Vuoi marron? Che Pokémon! Pokémon! Professor Oak! Professor Oak, dove diavolo è finito? Dove si è cacciato? Professore! Figa, ma va che sei un rompicoglioni! Stavo cagando! Sacra, ma ti sembra normale entrare in casa della gente senza chiederne il permesso, brutta faccia di merda di un moccioso cagacazzi? Mi scusi, professore, non volevo essere invadente. Solo che fra un mese c'è la grande battaglia di Pokémon e io non riesco ad addestrare Porcaciù, il Pokémon meridionale. È sempre a dormire. E quando esce dalla sfera, si fa due peroni gelate, un panino con la sasizza, due rutti, e poi si butta sul divano a grattarsi i coglioni. Ash, guardala in alto. Dove, professore? Lì in alto, dove inizia a precipitare il gran cazzo che me ne frega. No. Su, professore, non inizia a fare il figlio di tre puttane e mi dia una mano a risolvere il problema. Questo Pokémon di merda me l'ha dato lei, Cristo santo. Non ha voglia di fare un cazzo, guardi, le faccio vedere. Figa, non mi ricordavo fosse così ritardato. Mi fa una gran tenerezza, tanto è strongoletto. Guarda il lato positivo. Magari potresti vincere spezzando il cuore agli avversari, prendendoli per pietà cristiana. Chi farebbe mai del male ad un povero sventurato così? Se l'ha bello lui. Ma vaffanculo, va. Il problema è che ha solo l'aspetto da mega mongoloide. In realtà è un furbo figlio di troia. Ogni tanto se ne esce da solo dalla sfera e fruga nei cassetti a cercare la roba di valore. Se inculato due catenine di mia madre, sto portando
porco del cazzo giallo ittero. Capicaccio, spara! Ash, devo darti una notizia tremenda, ma credo che il tuo Pokémon porcaccio sia un tossico del cazzo. Secondo me si fa di cocaina. Guardalo come è mezzo obeso e sdentato. Ha il setto nasale deviato e il sangue rappreso sui baffetti gialli. E poi, porca troia, puzza come un gatto morto da settimane. Capicaccio, spara! Ah, mi scusi, professore, la puzza è colpa mia. Qualche settimana fa ho cercato di intrappolare il gatto di mia madre dentro una sfera, ma poi non sono più riuscito a tirarlo fuori. Credo che la povera bestiola sia crepata fra stenti mostruosi e con tre quarti dello scheletro dilaniato dalla compressione. Ma Cristo santo, Ash, ma come cazzo ti è passato in quella mente di merda una stronzata del genere? Capicaccio. Allora, professore, mi aiuta o no? Mi dà un altro Pokémon e le do indietro questo bastardo ladro strafattone? Ma per chi cazzo mi hai preso per il concessionario della Piaggio? Io non mi prendo indietro un bel cazzo di niente. Se vuoi, al massimo posso risolverti il problema con un colpo di astuzia. Il tuo Pokémon è fortissimo, ma combatte solo se si fa. Quindi ti do un altro Pokémon minore che può essere il suo booster. Ecco. Cazzo, che figata! E come funziona? Ti basterà evocare dalla sfera prima di evocare Porcaciù il suo compare Bambasaur. No! E chi cazzo è Bambasaur? Lui. Sbalai, sbalaci! Au! Scemo! Ma su che cazzo mi offri un destro? Sbalaci! Mi offri un destro? Però mi raccomando, non lasciarli mai da soli di notte e non tenere le loro sfere nella stessa stanza, altrimenti potresti trovare il panzone che gli succhia l'uccello per una dose o l'altro infartato di overdose dopo una pokerata. No. Professore, lei si ricorda che io sono un bambino, vero? E allora? Credo di non sentirmi più a mio agio da solo con lei. Ma sei scemo? C'è un bipotto? Wow, wow, no. Viva i Pokémon, no. Mostri puzzolenti, tutti deficienti, facce da tronare. Wow, wow, quando abusano di stupefacenti, perdono tutti i denti, grandi Pokémon. Dentro c'è il Sergio, i Pokémon, o il Maron, che Pokémon. Pokémon. Piazzuto, bambini! I Pokémon parlano di pisellini! Ma che pisellini! Dei bei cazzi imbarazzanti! No, no, no. Che sono i cazzi imbarazzanti, pagliaccino Paolino? Quelli che si succhiano in carcere per dare delle stecche di sigaretta! Oh, quante cose che ci insegni! Giuseppone ci insegna soltanto a fare i lavoretti con le mani! In che senso? Con le presse, i saldatori... Ah, oh, figa, mi è venuta l'ansia! Sempre precisa, cazzo! Siete sempre dei bambini, no? Che vuoi dire? Taci! Vai con la sigla! Alla prossima puntata! Che non lo voglio più fare, sta merda! Come? Din, 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 è l'idiozia. Din, din, minchia, è l'ignoranza. Ma Giuseppone è licenziato? Din, din, no, non c'era. In carcere. Forse era un pelo più equilibrato l'amico Giuseppone. Sì, anche se poi, vabbè, insomma, il cartone animato ha dei contenuti. Perché si vede che è un cartone animato. È un cartone animato. Arriva dal Giappone, ragazzi. Viene tradotto così com'è. Non è che traduci tutto preciso. Infatti, sai come sono i computer di oggi. Google Translate. Che si scappa. È arrivato l'ospite, ma io non lo voglio più. Ho fame. Dopo. Volevo dire che il cinema è già pieno. Oh, la Madonna, veramente? Allora non andiamo più. No, già riempito il cinema, adesso c'è la lista d'attesa, quindi mettetevi in lista. Allora magari ne facciamo un'altra l'anno prossimo! No, potremmo fare, scusa, una dietro l'altra, non si può fare. Una prima, una dopo e una durante. Scusate, signori, ho una proposta. Sentiamo. Ma perché non andiamo tutti da mia zia a Pinerolo? Ah! A Pinerolo! No, allora, vabbè. Festival di San Jimmy 2024. Mi raccomando, votate, votate, votate. Come? Ma sul Telegram L'Isola dello Zoo. Oppure streamando a più non posso la vostra canzone preferita. Per i magheggi ci pensiamo noi con altre due super giurie d'eccezione. San Jimmy 2024 torna tra poco. Se cambi radio. Tra tre giorni.
crepi. Tu comunque rischi molto, mi tiri ma le sigle in bocca. Ma cosa? Cioè, ma vai a cagare, va. Ma se non sei capace, non voglio tornare sull'argomento schifoso. Ma ci credo se fate queste cose qua da cattivi ragazzi. A noi, oggi è giornata talmente difficile, proprio non mi avete dato una mano, mi state rimando contro. Sì, è vero, me l'ha detto anche un call center. No. Sei un complottista, te lo dico. Sì. Aspetta che chiedo al call center. Sì, ha detto di sì. Neanche un'ora. Non ci sono cazzi, c'è soltanto San Jimmy. San Jimmy 2024. Siamo tornati con il festival che nessuno ci ha chiesto. San Jimmy 2024. Bella mano. Che bella mano che hai, Pippo. Che bella ma qual mano. È la destra alzo o la sinistra? Alzo la mano destra. Bravo, alza sempre quella destra. La sinistra non importa. A me non viene su, io riesco a alzare solo il pugno sinistro. Lo so, è così. Allora, prego, conduttrice del Festival di San Jimmy 2024, vada. Nessuno ce l'ha chiesto. Una ballata dal sapore country da fare invidia a Taylor Swift e Dolly Parton in persona per questo brano della prima delle nuove proposte ammesse in gara dal bellissimo direttore artistico. Bravo, direttore, bravo. Un testo a tratti duro limite del neorealismo che mostra senza filtro alcuno la debolezza maschile di fronte all'organo genitale femminile, ma anche un pernicioso parallelismo che comprometterà il consumo di moccacini per sempre. Di golosi frappè al cioccolato cantano i golosi. Questa è pesa, tappate le orecchie ai bambini, perché questa è pesa. Ah, perché prima no. anche andiamo. Ma ragazzi, bellissima. Neorealismo, capolavoro. Sembra gli ultimi sei album di Ligabue. Ma è bellissima. Questo è il mio realismo. È un capolavoro, ragazzi. Io non l'avevo ancora sentita. Perché ho cercato di rovinarmi poco la sorpresa. Cioè, volevo veramente godermi questo festival. Ma fatto una selezione accurata. Molto delicata. Dare un sale in scendi culturale. Io pensavo di essere volgare, poi senti queste cose. Che meraviglia. Non guarderò mai più i frullati con lo stesso occhio. Vedi, ma lo dice. Sì. Allora, è arrivato il primo ospite di questa settimana. Lo annuncia ovviamente la bellissima un'altra co e notaia. E tra l'altro questa donna comunque ha dovuto subire tutte le angherie del gruppo dello zoo per giorni e giorni. Lucilla, buongiorno a tutti. Sono qua per annunciarvi il primo giudice di qualità, quindi apriamo la prima giornata di kermesse con un giudice di qualità le cui qualità sono introvabili. Seguito, amato, acclamato e osannato da tutti, ma senza sapere il perché. Esatto. È forse un cantante? No. Ha la voce di quando togli il tappo dal lavandino. Ma allora è un attore? Ma figurati. No. Recita come un autobot senza benzina. È belloccio? No. Sembra il Grinch con i capelli di Massimo Ranieri e i baffi di D'Alema. E allora cosa? Niente. Piscia con Will Smith, fa colazione con Harrison Ford, guida le macchine da corsa con Orlando Bloom e fa il grano con Orietta Berti. Ho capito, è famoso per essere famoso. Al Festival di San Jimmy 2024, il simbolo deprimente della generazione dei millennials. È con noi, in veste di ospite del giorno molto piccolo, Fabio Rovazzi. Grazie mille. Poi di che non ti vogliamo bene. Lucilla, dovrò cambiare la classifica, sappi. Non credo proprio. E niente, vabbè. È già scolpita nella pietra. Non si può? Allora, Fabio, purtroppo. E già cominciamo con un purtroppo. Cosa vuoi? Fabio, purtroppo hai fatto un'infamata. Sottoscritto. Allora, tu devi sapere che qua cantano tutti. Ma volevo che cantassero in diretta. No, nel senso che sono degli infami, cantano, sono dei pentiti. Quindi, mentre tu mandavi dei messaggi dopo la mia affermazione che tu ieri a pranzo. No, io ho detto, guardami negli occhi. Guarda che è una bella hit, ma non ho mai detto che potrebbe essere un pezzo mio. No, tu hai detto se l'avessi fatto. Ma che schifo! No, ma era contenuto nella prima frase. Essendo una bella hit, non può essere un pezzo suo. Ok. Esatto. Ovviamente. Allora, ha scritto ai due infami al mio fianco. Ma è un bugiardo di merda. Mai detto una cosa del genere. Me l'hanno fatto leggere. Ma non l'ho mai detto. Eri ubriaco merda ieri. Comunque vorrei sottolineare che il primo ospite di questa kermesse, questa è una velata critica al direttore Truffazzi. È anche un concorrente in gara. No, Truffazzi non è un coglione. Attenzione. Bravo. Io vorrei ricordare che il signor Rovazzi è anche un fan sfegatato dei Depeche. Uno, due, quello che fa il featuring nel mio disco è Rovazzi. Ah, certo. Non è Rovazzi. Ho portato gli occhiali apposta, ecco. Vedi. Qua. Ecco, questo è Rovazzi. Esatto. Risentiamo Rovazzi. Rovazzi. No, quello con gli occhiali era Clark Kent, l'ho riconosciuto. Fabio, hai sentito poca roba? No, ho sentito tutto.
Tutto? Ho sentito tutto perché ho scoperto che oggi dovevo fare la classifica, ma prima dell'inizio del programma. No, forse tu non hai ancora capito le regole, però... non ci sono regole, l'unica regola è qua che bisogna barare. No, assolutamente, ed è imbarabile. Allora, l'ospite che arriva deve aver sentito le canzoni e stilato una personale classifica, perché fa punteggio. Allora, siccome lui è Rovazzi, la fate sentire un assistente. Non è vero, Rovazzi. Tra l'altro è anche una bella assistente, ricordiamo. Ah, è l'assistente quella? Sì, l'assistente. Pensavo fosse la mamma. Vabbè, ma così, a caldo. Ma è la mamma. Ma è pazzo. Cioè, il vetro inganna. A caldo. Ciao mamma. No, sì, Fabio, a caldo. C'è una preferenza? C'è una canzone che ti piace tra tutte quelle? Senza... Io non voglio, cioè nel senso influenzare. Che è una posizione molto difficile la mia. Mm. Ma non puoi! Hai fatto una classifica per la svelata dopo. Dopo attenti ascolti. Mm-hmm. Ho provato anche su più dispositivi, cioè tipo l'iPad, cioè più cose. In macchina, eccetera. Ah, è complottista, bellissima. Molto bella, vedi. Notaia, segni meno 20 punti. No, notaia, segnato. Notaia, lei mi deve un favore. Vero, non segno più. Ma c'è un conflitto di interesse imbarazzante. Signori, io il mio potere non riesco a esercitare. Allora, facciamo una cosa: siccome noi siamo notoriamente dei figli di puttana, abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo clonato la tua voce e abbiamo fatto degli scherzi telefonici chiamando delle persone a casa. E parla meglio di te, è una roba. Wender ti ha clonato la voce. Molta paura. Anche noi. Persone che conosco o persone a casa? Non ti voglio dire niente. Okay. Scusa, ma stai bevendo tant'acqua perché sei fatto di Ero come i migliori festival anni 80? Esattamente. Paolo. Sei un Vasco d'Annunzio. È una rockstar, ragazzi. Okay. Però ha tolto l'etichetta perché non lo pagano. Bravo. Vedi, acqua no logo perché non viene pagato. Sì. Gli occhiali invece sì? Sponsor? No. Orologi? No, niente. Cappello? Niente. La giacca? Sei pulito? Le scarpe come travolta? Le scarpe? No. Scarpe antinfortunistiche. Orribili tra l'altro. Sono brutte le mie. Glitterato! Ma dite qualcosa per cortesia. Glitterato. Scusa, Fabio. Allora, le Lelichelli sono sempre state le scarpe. Vai a fare il culo. Ma almeno le Lelichelli si illuminavano. Ma questo non si illumina. Sentiamo il Wonderland con la voce rubata a Fabio Rovazzi. Prego, Pipuzzo. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Disadaptor, presenta Le avventure del piccolo Fabio Rovazzi. Buonasera. Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione. Sì. Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri? Sopra 200 potrebbero arrivare, se dipende dalle zone e in quale zona cercava lei. Mi piacerebbe avere l'ingresso di casa a Pavia e la cucina in San Babilo, è fattibile? Guarda, vuole scrivermi un'email con le caratteristiche dell'appartamento che sta cercando, così almeno se dovesse arrivare qualche tipologia analoga gliela possiamo scriverle. Non ho capito un cazzo di quello che mi ha detto, ma va bene. Come budget ho sui 3 milioni di euro. Ok, allora le lascio la mia mail se vuole. Le chiedo solo se nell'appartamento si può avere una stanza senza finestre per fare le orge. Stronza, ora ti sfondo il negozio con il Millennium Falcon. Buongiorno. Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri? Ma in vendita o affitto? Da comprare, grazie. Da comprare? Allora chiedo al collega, come zona? Come zona va bene davanti al Duomo, perché il mio sogno è poter sparare alla mattina appena sveglio ai piccioni dalla finestra. Come zona? Duomo, signorina, ho detto Duomo. Le lascio il mio numero? Sì, ma in che zona lo sta cercando? Stai già sui coglioni, ora non te la compro più la casa. Come? Sente? Come mi stai sul cazzo? Ora la devo salutare perché ho un'intervista da fare alla scimmia di Michael Jackson. Ah, bene. Grazie, Andiamo a comandare. Adesso chiamiamo a Casaccio dei Terrori. Adesso. Sì. Chiamiamo a Casaccio dei Terrori. Un po' diretto come. Un po' sì, Pronto. Buongiorno, sono Fabio Rovazzi, vorrei un'informazione. Chi sei? Fabio Rovazzi, il cantante. Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri? A Milano. Ho questa esigenza perché a me piacciono belli luminosi. Io abito a Soveria. Come zona va bene davanti al Duomo? Un appartamento, cioè, che parla. Però
Pronto? Aia. Buongiorno, sono Fabio Rovazzi. Aia. Vorrei un'informazione. Sì, mi dica. Senta, io vi ho chiamato perché sto cercando un bel appartamento grande qui a Milano. Voi avete qualche appartamento piano alto sopra i 200 metri quadri? Vede che lei sta parlando con uno che è a 1200 km da Milano. A lei piace la figa? A lei piace la figa? Come? A lei piace la figa? La figa, è sorta. Come mi piace. Ma la buona, non puoi capire. Se è buona, mandala a caga. Signor vicino Marione, lo sa come ha fatto mangiare il fresco piccione. Le lascio il mio numero? No, non mi interessa un numero di cose tua mia. Questa è la mia. Mi interessa un numero di persone come si deve, che non come che cose tu sei come a tanti altri, come sei te. Bene, bene, mi fa. Ma ero pure un culo col numero tuo. Quello tuo è su stupido e mezzo, ma c'è anche uno cornuto come a te, va. Questa è la mia canzone per l'estate, le piace? Tunes, 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 tunes. Mamma mia, che casa piena di ignoranza impestata. Ma purtroppo io sono la voce pilotata da Wender e quindi li richiamo per insultarli. Pronto? Mamma mia, che casa piena di ignoranza impestata. Tunes, 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 tunes. Mamma mia, che casa di ignoranza impestata. Ora, il marito Terrone dovrà dimostrare alla moglie, cioè la schiava che gli lava le mutande da 50 anni, che lui dominerà sulla preda. Esatto. In una lingua extraterrestre. E Wender, utilizzando le voci di Fabio Rovazzi, partirà con un bel insulto. Le volevo dire che lei è proprio un grossissimo pezzo di merda. Tu corno te ti ha dato tutta la tua figlia di puttana, non sono sicuro. Sempre con rispetto. Tu stai cazzo, non è l'indirizzo mio. Ti ha detto un bello errore, tu un bello culo, ma te ne c'è la lucca. Cosa vuoi tu so che non si altro? Ancora te tutta la tua puttana e mamma, te esorta. E tutti, pure i conigli, i gatti, i cani, tutti. Cosa vuoi tu so che non si altro? La capondazzo. Cornuto! La ringrazio, lei è molto gentile. Gentile. Grazie, eh? Andiamo a comandare. Però non lo facevo così, Rovazzi. Dice le parolacce ai vecchi. Ma vedi questi vipponi qua famosi, no? Tipo, leggevo, Rihanna si è messa in tasca 8 milioni di euro per cantare svogliatamente un'ora e mezza al matrimonio della coppia indiana più ricca del mondo. Sai il pubblico com'era? Rihanna, dai Rihanna, fai! È seduta così, non ce la vai. 8 sacconi. Beh, ma sono lunghi i matrimoni indiani. No, perché? A proposito di sacconi, hai portato 100 euro? Sì. Ah, è il momento? Puoi consegnare. È il momento. Te le ridiamo. Allora, tu devi sapere che il festival di San Jimmy è l'unico festival al mondo in cui gli ospiti pagano per partecipare. No, ma te li ridiamo, cioè, se tu fai quello che devi fare, noi ti consegniamo, guarda, una notaia. Fai vedere. No, la notaia è lei. Mi scusi, Paolo. Non ha le tasche, ragazzi. Dai, prendili dalla tasca. Dai soldi alla Puccioni. Allora, ha consegnato, per chi ci sta ascoltando in radio, 100 sacconi. Sì. Allora, Fabio Rovazzi, sei notoriamente un personaggio che non si sbilancia. Sì. Sei sempre attento a non scontentare nessuno. Sì. Soprattutto le persone molto importanti, influenti. Quindi sei un paraculo. Esatto. Diciamo, no? Sì, un paraculo. Giustamente. Sì. Cioè, non si rovinano. Oggi ti chiediamo di dire una cosa brutta su ognuno dei personaggi famosi che ti elencheremo. Ti devi sbilanciare. Sapendo quanto sei attaccato ai soldi, cagno di merda. Prima della puntata ti abbiamo chiesto di consegnarci 100 sacconi. Per ogni risposta che rifiuterai di dare, noi ti togliamo 5 euro. Quindi, sono 20 i nomi. 20, 100. Devi dire una cattiveria su ogni nome. 20, 100, cazzo, mi torna niente. Vabbè, no. Sei pronto? Sì, ma torneranno 5 euro. No, vabbè, ma una cosa va bene, cattiva. Va bene. Cioè, okay, può essere anche pettinato male. Va bene. Cioè, non è che i soldi ce li teniamo. No. Sì. Ah, è una affermazione. Sì. Noi i soldi ce li teniamo. Partiamo. Okay. Attenzione. Subito con una proprio. Fedez. È già una risposta, però.
potrebbe essere buona, la teniamo buona. Ma permaloso. Permaloso, oh, bravo. Marco Mengoni. Cazzo, non lo conosco. Cantante, dai. No, no, non lo conosco di persona, non so che difetti. Sai che lui abbia. Conosce tutti. Beh, canta però... troppo bene, mi sta sul cazzo. Ok. Fabio Fazio. Troppo buono. Troppo buono. Elodie. Un po' sboccata. Un po' sboccata. Cazzo. Si può dire? Sì, 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 certo. Potresti fare minchia. Politica. Non so, Club Dogo, occhio che Jake mena come un fabbro, eh. Non posso dire niente contro il Club Dogo. Infatti. Cosa posso dire? Abbiamo. 5 euro. No, qua devo pagare. Cosa devo dire? 5 euro. Meno 5, segno, meno 5. Attenzione. Andiamo un po' più sull'intimo, sappiamo che è una tua amica. Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, ma un difetto. Io difetti. No, una cattiveria. Ah, una cattiveria. Sì. Troppa luce. Bella questa. Troppa luce va bene. Nina Zilli. Zilli. Sta con un nano. Posso dire. C'è un ragazzo orribile. Molto saggio. Ragazzo orribile. No. Molto Cristina saggio. D'Avena. Cristina D'Avena. Troppi album. Troppi album. Sì, rotto il cazzo. Carlo Cracco. Carlo Cracco. Tuo caro amico, quindi non puoi dire no. Carlo Cracco. Dovrebbe farmi più spesso lo sconto. Ecco, quindi taccagno. L'accettiamo. Giorgia Meloni. La Meloni. Cosa? Devi dire la cattiveria. La cattiveria. Cioè, Meloni. No, non posso dire dopo. 5 dopo, euro! Dopo via. Chico non posso dire niente. 5 euro. 5 euro. 10. 5. Qua. Ellie Schlein. Colpa al cazzo. Ricordati che ti conosciamo anche fuori onda, no? Ma fa un po' di discorsi del cazzo. Ok, ci sta. Bravo, sono d'accordo. Discorsi del cazzo, vabbè. Aspetta, questa proprio. Qui proprio vai pesante. Marco Mazzoli. Ti puoi sbizzarrire. Posso qua. Recuperare anche altri 10 sì, euro. Sì. Se ne dici una bene bene ti ridiamo 5 euro. Allora, innanzitutto passa le giornate al telefono, ma non risponde al telefono. Mai. Questa è una cosa. Questo è vero, questo è vero. E magari sto facendo. Quindi è uno snob del cazzo. No, aspetta. Allora, segno, snob di merda, bastardo. No, l'hai aggiunto tu. No. Poi puzza. Puzzo? Puzza. Quando puzza? Tu non te ne rendi conto perché è tua. Come puzza? Allora, fogna ignobile. Puzzo. Ma non è vero, detto da Rovazzi è una santa verità. Ma vai a fare. E poi c'è questa cosa della luna. Quale luna? Dello sbarco sulla luna, io. Cosa c'è? No, questa cosa. Ignorante? Quale? Beh, qualche dubbio? Non ce l'hai, scusa, qualche dubbio anche tu? No. Bestia ignorante. No, basta. No, complottista. Complottista. Bestia ignorante, non volevo fare 5 indossi. Euro recuperate, però dai, ci stiamo. No, aspetta, 5, 10, 15 glieli devi tu. Complottista votato. Santiago, detto Jenny culo pazzo. Ma è un pezzo di merda, lo odio. Bravissimo. Bastardo lurido. Attenzione. Fiorello. Fiorello... Fiorello. Che cazzo ne so? Fiorello. Digli che ti ha copiato i baffi. No, si sveglia troppo presto. No? Esatto. È una cosa indecente. Mara Maionchi. Guarda che non abbiamo scelti a caso. Pensa che se la facessero me direi troppo figa, perché è troppo figa. Ma non è una cattiveria. Lo so, cioè. No, troppe parolacce. Troppe parolacce volgari. Inammissibile. Mara Venier. Madonna che ruffiano che sei. Sai che stop al genocidio. Stop al genocidio. Okay. Bella, bravo. È qua, bravo. Maradona. Maradona. Perché Mara Venier, Mara Maionchi, Maradona. Troppe strisce. Troppe strisce. Sì, esatto, come Rocco Siffredi. Troppo lungo. I Maneskin. Maneskin. No, troppo rock, basta. Cambiate basta, genere basta. E attenzione, House. L'ultima. Potresti recuperare tutti i 100 euro. Chi è? Sto cazzo. Fabio Rovazzi. Nano del cazzo. Bravo! Restituiamo il grano perché se l'è meritato. Bravo Fabio.
chi l'ha deciso di vestire? Vabbè, scusa. No, ti ricordo che gli devi 5 euro. Ah, pure? Eh sì, perché lui ti ha definito snob di merda, fogna ignobile e bestia ignorante. Ah, giusto. Ma scusate, abbiamo fatto snob di merda. No, abbiamo fatto sto gioco per tenerci i soldi. Ma no, poverino. Ma che poverino, un miliardario. Ma vabbè, cosa vuol dire? Madonna, ragazzi. Uno, guarda che uno è miliardario se non spende. Appunto, lui non spende, gliel' inculavano. Tu sei miliardario dentro, è quello che è importante. Oh, ragazzi, sentiamo le canzoni. Sì, hai ragione, scusa, attenzione, andiamo, vai, base, via, Puccioni, tocca a te. Un duo che è una garanzia come una garanzia sono i loro omaggi ai grandi cantautori e compositori italiani. Giusto. In questo loro ultimo lavoro se ne possono contare ben 11. Da sempre impegnati nel trattare temi sociali, lo scorso anno hanno quasi vinto con un testo denuncia contro le cacche di cane e quest'anno affrontano un tema caro a tutti i cittadini, il diritto all'oblio dal marketing telefonico e lanciano un appello, dimenticateci, di De Pesce, call center, cantano De Pesce! Storia del festival. Minchia, 11 furti abbiamo contato. Allora, in questa canzone sono presenti 11 citazioni, perché siamo stati molto attenti a non fare il plagio. Quindi io ma vi consiglio. Che abbiamo citato? No, voi avete rubato. No. Vi consiglio di ascoltare la canzone ripetutamente, perché chi indovina tutte le 11 citazioni vince il vinile dei De Pesce. No, scusi. Questa è una cazzata per streamare. Mi scusi, direttore Truffazzi. Sì, sono qua che già ho sentito delle irregolarità. Questa è una truffa nella truffa, perché lui sta utilizzando questo per ovviamente far sì che la gente vada a cercare i campioni rubati. Per sentire i campioni, in realtà è una porcata. Non ci sono campioni, sono tutte risuonate. Comunque, chi le indovina tutte? Non è vero, noi adesso le diciamo tutte e te la mettiamo nel culo. No. Allora vinci il vinile dei De Pesce. Però la devi ascoltare. Che schifo, ma. Seconda cosa, tu hai fatto riferimento al video. Volevo dire che anche in questo i De Pesce sono avanti mille anni. Perché è l'unico video cantato sotto la doccia direttamente dai cantanti. Cioè, dice una canzone funziona perché la cantano sotto la doccia. La cantiamo sotto la doccia direttamente noi. Non funziona, mi spiace, io non sono d'accordo. Noi abbiamo fatto il primo disco col ritornello in consonante. Allora, mi scusi. Marco, ma non abbiamo fatto il video? No, sì, l'ho fatto io. L'hai fatto? Non l'hai visto? No. Sai il video che mi hai mandato quando hai fatto la tua parte? Sì. Bello, ti messo piace, dentro ti così. Piace. 5 punti sciattoneria. No, bellissimo. Torniamo 5 punti. No, 5 punti sciatteria. Allora, lui mi ha mandato un video quando gli ho detto: hai fatto la tua parte? Sì, guarda, c'è lui con la sigaretta e mi manda a fanculo. Io quello l'ho inserito nel video. Ma hai ricominciato a fumare? No, è finta, di scena. È di scena. Di plastica, di plastica. Sarebbe una grandissima delusione. Hai notato? È di scena. Il buon Fabio Alisei è molto agguerrito. È molto agguerrito. Perché secondo me quest'anno si rende conto che i De Pesce stanno un po' perdendo lo smalto. Sai quando sei sempre in cima, sei sempre considerato il più bravo, il più forte, e poi arrivano questi due, sempre presi per il culo, uno per il complottismo, l'altro, ma perché lui che lavoro fa? Tram nel culo! Allora, io posso dire che dopo tre anni consecutivi in cui la nostra canzone era obiettivamente la migliore e non abbiamo vinto, quest'anno abbiamo provato a farne una mediocre, magari funziona. Quando fai la canzone bella tipo Crodino non vinci. Comunque, allora, cari ascoltatori, sta a voi decidere, insieme ovviamente a una giuria pagata e truffaldina, anche profumatamente, andate su Telegram, la pagina è l'Isola dello Zoi, lì potrete votare la vostra canzone preferita. Poi ovviamente non basterà quello, ci saranno perché ogni giorno questo sondaggio cambia, fino a quando arriveremo a venerdì, che rimarrà online fino a lunedì. Ma sì, ma cosa conterà poi? Gli stream su Spotify? Tutto. Allora, queste quattro classifiche girano del punteggio. Ma scusa, adesso l'ospite del giorno fa la sua classifica. Ok. Che e ha poi già fatto, è già consegnato. WhatsApp non valgono, sì. Perché fra me e te, degli ascoltatori. No, allora, l'unica differenza tra oggi e i prossimi giorni è che l'ospite del giorno non sarà un concorrente in gara, quindi sarà sincero nel valutare. Non è vero, c'era un altro che è in coppia con sua moglie. Avevo dimenticato che uno si è portato l'amico, l'altro l'amico della moglie. Scusate. Comunque, abbiamo parlato di miliardari. C'è una foto bellissima che è apparsa sui giornali. Si parlava di questo matrimonio indiano. Sì. Dove c'è quella faccia di cazzo di Bill Gates e quella faccia di merda di Mark Zuckerberg. Sì. No, vi prego, andate a cercare la foto. Ma cos'è contro Bill Gates? Fammi capire.
È un coglione. Perché? Figlio di puttana. È una bravissima persona. Ma va, lui ormai si è autovotato. Lui decide per gli altri. Chi cazzo l'ha votato? Miliardario. Fai le tue aziende e occupati delle tue aziende. Cazzo vuoi? Lui decide, no? Adesso bisogna prepararsi per una prossima qua. Una prossima. Che cazzo ne sai tu? Questo perché non è riuscito a installare un antivirus. Sì. Quando avevo 12 anni. Comunque c'è una foto bellissima, devi vederla, di Bill Gates e Mark Zuckerberg. E Bill Gates, qua l'ho ammirato perché gli ha detto: oh, complimenti per la scelta della camicia. Gli ha detto: quella è la camicia per difendere la virginità. Ma dai, ma che cosa? Roba... Scusa, un matrimonio indiano, scusa. Ma cos'è? Ha messo la tigre che è ben augurale in ma India. Dai, ma no, per favore. Ma lui si può vestire come cazzo vuole. Ma tu ti rendi conto che queste due facce di merda qua potrebbero comprarsi il mondo due volte e rivendere? Ma scusa, la moglie è un branzino, cazzo. Lui come doveva venire vestito? Guarda com'è vestita lei, porca troia, le mancano le squame. Ma è proprio vero che il gusto non si compra, comunque. Ma si comprano i medicinali, soprattutto quelli di una determinata casa farmaceutica. A Franco Farmiche. Hai visto? Uè, tu, ma oggi. Io ho organizzato il circo, mi sto godendo lo spettacolo. È vissuto città. Sempre più persone si sentono a disagio. Sì. Non riuscivo a sentirmi mai ben accetto. Mi sembrava sempre di essere un pesce fuor d'acqua. La cosa mi faceva stare malissimo e spesso mi ritrovavo a guardare giù dal mio balcone, nel vuoto, dal mio dodicesimo piano. Ogni giorno nel mondo milioni di persone si deprimono per la loro vita infame, piena di insuccessi e di illusioni, finendo così per pensare sempre di più al peggio. Ormai mi sentivo vuoto. Andavo a lavoro, mangiavo, dormivo. Mi sentivo uno zombie, apatico, che sopravviveva per inerzia. Come se galleggiassi nello spazio profondo. Volevo farla finita. Quando vieni assalito da depressione acuta, non arrivare da solo al gesto estremo. Bravo. Corri subito in farmacia! La Francofarm, prestigiosa azienda leader nel settore delle enciclopedie cartacee che non servono più a nessuno, ha brevettato un farmaco in grado di darti sollievo istantaneo da questo infame mondo che ti circonda. Cordina Stop 1,5 metro ultra. Cordina Stop 1,5 metro ultra si presenta sotto forma di simil corda simil intrecciata, dalla simil robustezza simil marina, alla quale è collegato da un capo un comodo simil moschettone in simil acciaio e dall'altro un elegante simil cappio da infilarsi attorno al simil collo. Vi basterà infilarvi il simil cappio attorno al collo e collegare il simil moschettone al comodo simil gancio da fissare al soffitto compreso nella confezione, per poi salire su una comoda sedia e fare il famoso passo più lungo della gamba. E in un attimo proverete un rilassante sollievo eterno. Cordina Stop 1,5 metro ultra è un prodotto ultra Franco Farm. Attenzione, l'uso anche solo una tantum di Cordina Stop 1,5 metro ultra avrà sicuramente effetti collaterali devastanti, quali mani a fizzonasco e gambe in basilicata. Sviluppo di due bellissime corna ovine pettinate all'indietro con il gel per capelli. Curioso sibilo, stile palloncino che si sgonfia ad ogni eiaculazione. Occhi asincroni e conseguente sguardo camaleontico. Rapito da strambi alieni ogni venerdì che si divertono a sodomizzarti e rilasciarti il lunedì mattina. Sangue frizzante al gusto cola e urine dolci al gusto ciliegia. Foltissimi peli pubici al posto dei capelli. Drogati di meno che sei tutto scemo. Restringimento della tua abitazione stile casa delle Barbie ogni mercoledì notte mentre dormite. Sviluppo di pallore sul volto e naso rosso stile clown e mai più preso seriamente da nessuno. Difficile. Spropositato rigonfiamento dei testicoli e spuntazione di comoda maniglia al posto del pene per muoversi agilmente saltellando. Cos'è la palla della trasportato contro la tua volontà ad Avellino ogni mattina mentre sei ancora in mutande e mezzo assonnato da un simpatico folletto che vedi solo tu. Multato pesantemente per fisico troppo rompente. Che multa è? Busto a molla e conseguente movenza stile pupazzo che salta fuori dalla scatola. Sviluppo di un terzo braccio ma malandrino che si diverte a fare i portafogli sui mezzi pubblici. Un Padre Pio che compare sul posto del passeggero e che ti fissa con sguardo di rimprovero ogni volta che superi il limite di velocità.
Scambio della S con la Z per sempre. Sì, romagnoli. Caduta immediata dei capelli e calvo subito, ma solo dal lato sinistro e perfettamente simmetrico. No, bruttissimo. Sempre le 4 del mattino, ad ogni risveglio, anche in ferie. Che cazzo. Morto per starnuto improvviso, ma di un altro. Hai capito? Depresso del cazzo? Vivi la vita, è bella. Certo. Trova sollievo grazie a... Cordina Stop 1,5 metri ultra. Cordina Stop 1,5 metri ultra è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo un braccio in lattice di un colore casuale per gli scherzi a tua suocera. Che senso? Un colore casuale. Non sai mai, cioè. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un secondo. Come stiamo andando, Puccioni? Tutto bene? Molto, molto, molto ma bene. Ma abbiamo già un così, un'idea? No, arriverà dopo no. La classifica finale. C'è Jerry, c'è ancora un disco. Poi Jerry, come sta andando? Benissimo. Per qualcuno, benissimo. Per qualcuno, tipo. Per qualcuno. Non si può dire. E per qualcun altro? E qualcun malissimo. Malissimo, molto bene, molto bene. Molto Suspense. A dopo. Ma senti, quel culo che sta andando benissimo, ha la barba? Chiedo. Vabbè, uno, due, tre. Potrebbe essere glabro o avere la barba simmetricamente. Come la calvizie di prima. Porca puttana, okay. Non vuole dire nulla. Va bene, grazie Jerry, a fra poco con San Jimmy. San Jimmy 2024. Nuovo sistema di voto. Nuovi personaggi veramente famosi. Ospiti d'eccezione. Torna tra poco. Non ci sono cazzi, c'è soltanto San Jimmy. San Jimmy 2024. Siamo tornati con il festival che nessuno ci ha chiesto. Bravo! San Jimmy 2024. Allora, scusami, però qua ci sono degli infami. Tipo Luca Alba, che manda i video al signor Alisei mentre ascolta il capolavoro call center dei Depeche. Vergogna, non si va mai più a mangiare la peppa, mai. Ma perché, scusa? Andiamo io e Fabio. Ah, bene, truffati. Inviteremmo anche Pippo, ma purtroppo lui... Non ho soldi, non ho soldi. Ma bando alle ciance, vincitore brava dell'ultima edizione di San Jimmy, sì, grazie al super successo Riccardo, ma torna sul palco dell'Aristrons con una canzone dal gusto amaro. Infatti anni e anni di marchette non hanno sortito su di lui e sulle sue finanze l'effetto desiderato e sperato. Non è diventato ricco, anche se dorme più comodo e beve acqua più pura, ma i lavori di ristrutturazione della sua magione in Brianza, che lui sperava di pagare a suon di cetazioni, si sono rivelati un boomerang e ora affoga nei debiti. Quanto hai adesso? Quanto hai? Lo dico in fondo alla canzone. Okay. Di Pippo Palmieri, non ho soldi con Danti. Canta Pippo Palmieri. Soldi con Danti. Ma che schifo. Silenzio, che l'inizio è importante. In banca hai 21,96 euro. C'è da pagare l'F24. Bella, ma non influenzare. Ma quest'anno è così, ragazzi. Non hai soldi. Il video bellissimo, ma soprattutto la copertina del copertina c'è meravigliosa. C'ho mezzo furto. Punti. C'ho mezzo furto comunque. Soldi di Mahmood, dai, quella lì. Dai. No, ma c'è, forse sì. No, sì. È il contrario, esattamente il contrario. È Mahmood che ha rubato Pippo. Beh, questo è ovvio. Mi scusi, allora siamo pronti? Abbiamo una, diciamo, dei voti parziali. No, giusto? Allora prima devo sentire la classifica fatta dall'ospite, okay, e poi Gianni Romano riassume la caso, giornata. Ricordiamolo. No, che lui è una persona corretta, è paraculo e quindi sicuramente. Anche se lui preferisce per ovvi motivi, lui ha un gusto personale che esprime con questa classifica. Parto dal fondo? No, dal primo. Come dal primo? Va bene, dal fondo. Dal fondo. Allora, ultima posizione, equilibristi. E qui, quella abbiamo ancora sentito. L'abbiamo ancora sentito, ok. Penultima posizione. Non ho soldi con Dani. Stroncato Palmieri. È giusto che tu rimanga in questa posizione. Quindi 14. Di pezzente. 14. Ricordiamo che ogni posizione equivale a un punteggio che poi viene sommato. Ah, ok. Esatto. Okay. Poi, magia della Turchia. 13. Scandalosamente in basso. 12. 10 scomandamenti. Ok, non l'abbiamo ancora sentita. No. Poi abbiamo drogati di meno. A 10. È il vostro clone. Ma che cazzo dici? Ma non è vero. Ma non è vero. Sì, non è vero. Sentiremo domani.
Poi abbiamo frappè al cioccolato. Aia, bella, non ti è piaciuta? Un po' fortina, un po' fortina, sì. Mi piace il moccaccino. Un po' forte, cioè, secondo me c'è un mix di cose per giudicare. Vabbè, un pezzo vai avanti, cioè, vai deve avanti. Essere divertente, ma anche riascoltabile. Riascoltabile davanti a un prete o in chiesa, ecco, sì. Attenzione, sì. Siete pronti alla faccia? Vai. Adesso abbiamo fanculo ai 2000. Aia. No, posizione numero? Non lo so, sai, non ne ho segnato. 9? 14, 13, 12, 11, 10, 9. 9. Ci sta, ci sta. Posizione 8, pare mi zio. Ok. Ci può stare. Bellissima, secondo me. Sì. 7. 1 ora e 20. Ok, che non ho ancora sentito. Che dobbiamo sentire domani. 6. L'amore è nell'aria. 5. La tromba. Ok. Stefanina. 4. Fellazio, gioco strofa incredibile. Poi abbiamo call center. Attenzione, adesso c'è il Federi fan. Sì, ero fan, però quest'anno fate cagare. Bravo Rovazzi, bravo, vai. Quindi qua non sta parlando il giudice, ma sta parlando il concorrente. Il fan ha incattivito, non ha mai avuto la foto. Eccolo. Aspetta. Vai. Terza posizione, ludopatia stellare. Ma veramente? Un pezzo che secondo me è incredibile. Un genio assoluto. Non ancora sentito. È una merda. Un genio o merda? Bisogna vedere una. No, è clamoroso. Numero 2. Pezzo più bello. Complottista, signore e signori. Cazzo, numero 2. Non si è messo al numero 1. Oh, ma che persona onesta. Perché al numero 1. Senza ombra di dubbio, perché ce l'ho in testa da 4 giorni, è una roba devastante. E le canzoni potete ascoltarle su Spotify, andate a sentirle. Signore e signori, senza glutine. No! Incredibile! È un grande pezzo, Ricordiamo, incredibile! Ha preso 150 punti! Porca miseria! Cazzo, roba. Di poco! Sei un pazzo bastardo, se perdiamo quest'altra morte! Quanto siete falsi, cazzo! Ha preso 150 punti, perché lo ricordiamo. E la numero 2 cosa prende? 140. E a scendere 10 punti in meno. L'ultimo prende 10 punti. Perfetto. Allora, in questo momento dovremmo dare i risultati di giornata, ma Lucilla non li ha ancora consegnati a Jerry. Fantastico! Quindi Lucilla doveva fare tutto il conteggio, arrivare con i dati di giornata, e Jerry ha però un foglio con la introduzione di questo secondo collegamento. Esattamente. Guarda, in tempo reale mi sa che stanno arrivando. Okay. Quindi se voi prendete tempo con l'arte che vi si confà, quindi facciamo una cosa del tipo... Io faccio una domanda a Rovazzi. Per caso Marco ti ha influito in qualche modo in questa classifica? Sì, sincero. Influenzato. No, devo dire no. No, in realtà no. Giuro che abbiamo trascorso del tempo insieme e non abbiamo mai parlato della canzone. Avevamo altre cose più interessanti da dire. Mm-hmm. Sapevamo già che eravamo comunque tra i favoriti e quindi non c'era bisogno. Avete visto il mio orologio nuovo? Molto bello. Molto bello, sì. Direttore artistico, gli ascoltatori muovono delle obiezioni. Sentiamo. Tipo, dovevate farle sentire tutte oggi in diretta e da domani si votava. Se no, chi le ascolta solo in diretta non vota mai. Secondo me la colpa è di qualcuno. Andate a sentirle su Spotify. Ma infatti non ho mai capito perché non facciamo sentire tutte le canzoni. Perché rompi i coglioni, perché Marco? Perché vanno scenette. Ma non è vero. No. Ma è colpa mia. Io non ho detto niente, non c'ero. Ma tu l'hai detto. No, io non ti la concedo, che l'ho aiutato. Scusa, io da principio ho detto, le voglio far sentire tutte. E qualcuno in questa stanza, ma che cazzo, 10 anni che faccio il festival, non te le farà mai sentire tutte. Ma tu... vuole sentire le scenette. E tu scusami. Non te l'hai chiesto? Appunto, vieni da me. Certo, mi ha detto no, tutte quante insieme no. Facciamo sentire anche le scenette. Ma più che altro che sono lunghe alcune. Vedi? Allora, basta. Però mi dispiace, effettivamente. No, perché c'è un sistema. L'anno prossimo, quando mi autoproclamerò direttore del festival, a quel punto cambierò le regole. Ma adesso il festival è nelle mani del direttore Truffazzi, sentiamo com'è andata la prima giornata. Attenzione. Signori, rieccoci collegati con la sala stampa del Festival di San Jimmy per Gianni tirare Romano. Le somme invece che le righe come venerdì sera. Sei fuori. No, non si poteva dire. Scusate, un errore di comunicazione, mi avete frainteso. Scusaci Gianni. Dopo gli opportuni conteggi abbiamo finalmente la classifica della prima giornata di questa edizione. Ricordiamo che i punteggi sono il risultato della somma fra gli streaming su Spotify, il giudizio di un segalino
maligno omino coi baffi che mi dicono sia Rovazzi Fabio, il voto della sala stampa è naturalmente il plebiscito del pubblico da casa. Okay, sì. Senza ulteriori indugi, leggiamo dunque le posizioni definitive di oggi. Come sempre si fa dall'ultima alla prima. Ok, certo. Okay. Alla posizione numero 15 con 140 punti, i golosi frappè al cioccolato. Che delusione. Alla posizione numero 14 con 180 punti, i golosi frappè al cioccolato. È scritto così e io dico così. Alla posizione numero 13 con 220 punti, Pippo Palmieri. Non il soldi con Danti. Che delusione. Posizione numero 12, 230 punti, Sabrina Bambi, i 10 scomandamenti. Non l'abbiamo ancora sentito. Posizione numero 11, 260 punti, Mbriac, 1:20. Ok. Alla posizione numero 10, 290 punti, Ruggero dei Timidi, Fabiana Incoronata Bisceglia, L'amore è nell'aria. Bravo, posizione numero 9, 310 punti, Paolo, Paolo Noise, Paps, DJ Ross, Fanculo al 2000. Numero 8, 330 punti, Bello Dentro, Pare mi zio. Aia. Numero 7, 333 punti, Johnny Mele, Scar e Manfree, Drogati di meno con Scar e Manfree. Numero 6, 340 punti, Senza Glutine, Pippo. Aia. Posizione numero 5, 380 punti, Stefanina featuring Jack La Calma, La Tromba. Oh, oh. Numero 4, 385 punti, Paolino e Martin featuring Andrea Area, Magia della Turchia. Attenzione! Numero 3, il podio. Okay. 432 punti, terzo posto, Fra Prosco De Ton, Ludopatia Stellare. Bellissimo! E a questo punto il vincitore, perché se dico il secondo, ecco, vince questa prima giornata del Festival di San Jimmy con 472 punti. De Pesce Consente! Secondo Marco Mazzoli con Complottista. E posso dire 22 punti di differenza. È un complotto, questo è un complotto. Hanno ragione, io non sono mai andati sulla luna, ve l'ho detto. Che peccato. E questo è solo il primo giorno, non è signori. Possibile. Andiamo, dai, questo è un grande peccato Jerry, per Jerry, il favorito. Jerry. Non è possibile. Jerry. Non è possibile, non è possibile. È il sistema di voto infallibile. Ma ciao, grazie, ciao, Fabio. Ciao. Ma chi? Ma io guardavo Telegram, non aveva neanche un cuoricino. È un complotto. Lucilla, sei una merda. Fate schifo. Mi spiace, Fabio. Che schifo, Fabio. Mi spiace tanto, Marco, meritavi di più, dai. Ma non è possibile, fa schifo la tua canzone. Mi spiace tantissimo. Mamma mia, che truffata. Ma come mi dispiace. È il festival più bello di sempre. Questa è la più grande truffata del mondo. È solo lunedì. Che schifo. Non è vero. Ma va, sono dei truffatori di merda. Ma sei preso nel culo, baffuto. Cazzo, quei 10 lì, quei 10 punti lì, non dovevi darglieli. Capito cosa hanno fatto? Metterli ultimi. Bastardo. Sbagliato. Che bello. Avete truccato insieme, merda, Oh, no, abbiamo fatto niente. Siccome il festival comunque è nel mio programma e quindi comando io, se vuoi tornare domani dare altri punti. Sì, che hai portato bene, oggi l'hai fatto vincere. Sì. Dove vuoi andare? Più col sete. Ma vai a cagare. Scusa, da quassù non ti sento. Non ho sentito nessuno che cantava la tua canzone. Non sento da quassù. Alzo la mano destra. Basta. Poi quella sinistra. Sarà un grande festival. Ciao. Che bella questa seconda. Morirete tutti. Ciao.